Investire in Brasile parte 1. Iniziare una vita da imprenditore in Brasile. Bom dia. Stai ascoltando Buongiorno Business, il podcast che parla di startup e imprenditori tra Italia, Brasile e America Latina. Tutti i mesi, dalla collaborazione tra Buongiorno San Paolo e Casa Italia Club, l'intervista ai protagonisti. Un viaggio attraverso le sfide, le difficoltà di chi ha investito all'estero e ce l'ha fatta. Bentornati cari amici di Buongiorno San Paolo nella nostra edizione Business. Oggi parleremo di investimenti in Brasile. Questo è il primo episodio di una miniserie di 3 episodi che faremo insieme ad un amico e a un consulente molto molto importante che chiamiamo già Victor Lugli, che è qui con noi. E oggi è il primo episodio. Victor, benvenuto. Grazie Alessandro. È il primo episodio di questa serie, è una serie un po' più corta, diciamo, del solito, in cui approfondiamo degli elementi importanti per iniziare un'attività in Brasile, per parlare di attività finanziarie, di immobili, vedremo molti molti aspetti. Intanto, Victor, sono contento che sei qui con noi a Buongiorno San Paolo, nella nostra edizione speciale per il business. Victor, tu sei il socio fondatore della Lugli Group, che è una società che opera in Brasile, in Italia e in Canada e si occupa di formazione, consulenza e investimenti di vario tipo, insomma, per le aziende. Insomma. Sì, è proprio così. Noi lavoriamo solo con le aziende, no? Quindi anche la formazione aziendale è specifica per il mondo corporativo di grandi dimensioni. Gli investimenti sono un capitale proprio e la consulenza è di altra specificità sempre per le grandi corporazioni. Approfitto di questo avvio per ringraziarti nuovamente, è un privilegio essere qui con te oggi, è un privilegio essere protagonista di questi episodi con te. Sì, tra l'altro insomma è sempre un piacere perché noi parliamo di italianità da un punto di vista culturale, ma dal punto di vista del business San Paolo rappresenta veramente un'opportunità per le imprese italiane, per gli imprenditori, per i professionisti italiani, incredibile, no? Qualsiasi numero prendiamo in considerazione di San Paolo, sì, è impressionante. È impressionante. È possibile impressionarsi con San Paolo per qualsiasi angolazione la si vuole trattare. Allora abbiamo organizzato una lista di punti che sono utili per gli imprenditori, per le imprese, e la prima che tu hai messo per questa nostra puntata è la chiarezza degli obiettivi. Io mi ricordo che c'era uno dei primi nostri consulenti del marketing digitale, il brasiliano, che ci diceva sempre "clareza non negozio", né? Quindi chiarezza negli obiettivi, nel business, in tutto. Poi ne vedremo altri che approfondirai direttamente, ma partiamo subito dal primo. Parlando di chiarezza, iniziando dalla chiarezza di obiettivi e soprattutto in termini di premesse, investire ed intraprendere sono attività ad alto rischio. Intraprendere, secondo la mia analisi di fattori, è un'attività più rischiosa, ancora più rischiosa rispetto ad investire. Quindi, immaginando già un'attività che nasce, no, con questo fattore di rischio, sì, e implantare e collocare, no, questo sforzo, questa iniziativa in un paese straniero, significa affrontare un rischio ancora maggiore. Certo. E quindi l'affrontamento di questo rischio, il gioco forza, esige una strutturazione particolare. No? Esige una strutturazione che permetta una vitalità di impresa, una vitalità di investimento adeguata al paese di destinazione di questa volontà imprenditoriale. Entrando più nello specifico sul Brasile, è molto importante considerare che noto sempre, ed è vero, è una questione forse anche un po' personale, e a volte affronteremo la questione personale anche da più punti di vista.
se mi permetterai, è chiaro. Noi parlando anche con imprenditori o con persone che desiderano intraprendere e investire in Brasile, io noto sempre una certa confusione, qualsiasi livello lo si voglia intendere. Molte persone confondono una scelta di downsizing, no? Cioè ristrutturazione, di diminuzione, no? di semplificazione della propria vita con fare impresa all'estero. Quindi si fa molta confusione, soprattutto quando si parla di Brasile. La persona immagina che forse perché ci sono palme e spiagge, no? Non debba prepararsi adeguatamente a livello imprenditoriale. A dire il vero, il rischio di intraprendere in un paese straniero, non solo in Brasile, no? È maggiore, ma è un gioco forza, è inevitabile questo, no? Quindi, se è vero che in generale, in un paese straniero questo succede, neanche a parlarne, ancora più evidente questo fatto emerge quando si parla di San Paolo, per via, inevitabilmente, di numeri impressionanti. Esatto. Quindi, quando parlo di strutturazione, che cosa intendo? Strutturazione personale, no? E qui arriviamo al concetto, al secondo punto che noi abbiamo immaginato di affrontare oggi. Strutturazione personale, soprattutto in termini, non solo in questioni di disciplina, eccetera, ma in termini di conoscenza, di applicazione della conoscenza, partendo dalla più ovvia, che molte volte viene non considerata, non nella misura adeguata, che è la strategia. Certo. No? Cioè, tu immagina affrontare già una scelta di cambio, no? di trasferimento in un paese straniero, con tutte le questioni personali che si possono immaginare, la lingua, eccetera, no? Ammesso che queste non siano rilevanti per l'imprenditore che già conosce eventualmente. Immagini cosa voglia dire non conoscere concetti di base, di strategia, sì. Che di fatto è una disciplina, no? Che non molti studiano, no? È una disciplina ad essere necessariamente studiata perché permette di declinare rischi specifici del business che si voglia implementare in termini di, per esempio, barriera d'entrata o profit pool, cose molto specifiche. No? Certo. Quindi tu immagina un imprenditore italiano, no? Che penso sia il nostro fuoco, il nostro caso, target, sì, maggiore, no? più adeguato in questo specifico podcast. No? Immagina un imprenditore italiano che decide di aprire, per esempio, un bar o un ristorante a San Paolo. È possibile non sapere o non considerare che a San Paolo esistono, per esempio, 20.000 ristoranti e 30.000 bar? È vero che non ho bisogno di considerare questo fatto in termini strategici, io penso che sia, certo, diciamo così, un senso di avventura eccessivo quando non mitigato da queste, certo, conoscenze specifiche. Ecco. No? Quindi strategia in questo caso significa soprattutto avere l'umiltà di comprendere che ciò che si è appreso e si è esercitato, no? Che si è eseguito in un paese, non necessariamente significhi un modello che rappresenti un modello di successo, certo, in un altro paese straniero. Certo. No? Cioè, per dire, in termini di concorrenza, sì, di vantaggio competitivo, tu immagini cosa voglia dire questo? Assolutamente. Quindi la questione sulla strategia per me è fondamentale. No? Immagina 30.000 bar. Sì, sì. No? No, ma anche se noi prendiamo l'esempio del vino, ad esempio, sì, no? Che è un esempio, diciamo, il vino in Brasile non lo producono, comunque producono molto meno, soltanto alcuni vini. Ma in realtà a San Paolo ci sono tutti i vini del mondo e tu la concorrenza non ce l'hai con i brasiliani, ce l'hai con i neozelandesi, ce l'hai con gli australiani, gli argentini, i cileni, sudafricani, tutti sono qua, portoghesi. Quindi in realtà, anche se è un mercato potenzialmente interessante, ritorna al discorso dei bar, strategia. Assolutamente, strategia,
come premessa di strutturazione. E poi, scusami se salto un punto, è il lavorare la marca, che è uno dei tuoi punti del branding, che purtroppo non viene fatto quasi mai. Cioè, l'azienda pensa di avere già un prodotto eccellente. Sì, l'azienda che pensa, no, che per esempio il prodotto, la qualità del prodotto è sufficiente a sfondare in un dato contesto, no, di mercato, no? Così, com'è possibile immaginare che senza uno sforzo di branding io riesca a ad essere competitivo in un mercato solo di San Paolo, per esempio, con quei numeri che sono numeri di riferimento, ma molto leggeri, non parliamo neanche di volumi di affari, sì, no? Immagina, no? Quindi, sul branding, questo è importante da considerare. L'Italia è vista dal Brasile in maniera speciale, direi, mi permetto di dire, eccezionale. No? Quindi, qualsiasi aspetto io voglia privilegiare in termini di estetica, no? In termini di forma, no? Al di là di qualsiasi caratteristica specifica del prodotto, no? È un investimento assolutamente sicuro in termini di ritorno, no? Senza branding io non riesco a differenziarmi in un mercato così ricco, così ampio e così pieno di players, certo, come è quello brasiliano. Solo il numero di San Paolo già lo stabilisce e già lo esplicita, no? Aggiungo un concetto che è fra l'altro anche fra i punti nostri, e permettimi di arrivarci in maniera autonoma. La vendita. Esatto. È vero che la vendita è, probabilmente possiamo considerarla la linfa vitale di qualsiasi business, no? Tu immagina per un imprenditore non essere formato, non essere capacitato, diciamo così, no? Se mi permetti quasi un neologismo, in termini di vendita, nell'affrontamento di questo livello di rischio, no? Non avere la capacità di influire e di convincere individui, no? A seguirlo, a seguire il suo business nella maniera più adeguata, certo, no? A vendere è una premessa fondamentale che poi è retta, no? Dal branding e da tant'altro che abbiamo messo prima, no? L'estetica è un vantaggio competitivo immenso, la vendita permette che in qualche maniera io non solo le espliciti in termini di benefici, no? Ma che ne ricavi ciò che io mi aspetto, che riesco a prevedere, no? Delle mete, quantomeno. Che poi è realmente forse tra i punti la parte più difficile, quella fondamentale, no? È fondamentale, è una linfa vitale ed è una parte del business che normalmente, quando sento parlare, no? Anche non è colpa, diciamo così, degli italiani, forse sì, un eccesso di fiducia basato, retto dallo spirito d'avventura, no? Che fa sì che l'individuo non si prepari in questi termini. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, se mi permetti. Io credo che questo è un monito, no? Che lanciamo alle piccole imprese italiane. Non si può basarsi soltanto su un contatto tipo di rappresentanza per vendere in un paese come il Brasile. Questa è un'esperienza personale, probabilmente anche tu l'avrai visto nel corso degli anni. Le imprese italiane piccole tendono a prendere rappresentanti che però non vogliono pagare nel senso dargli la cosiddetta ajuda di custo, no? Cioè una mensilità anche piccola che li aiuti a pagare la benzina, a pagare. In Brasile è fondamentale questo. Sì, sì, se parliamo di un rappresentante italiano, sì, no? Che è già, diciamo così, l'accesso al lavoro, no? In Italia ha una serie di, mi permetto di chiamarli forse oscurantismi, diciamo così, sì, no? Ha una serie di limiti, no? Intrinseci. Certo. Okay? Quindi, cioè, immagina un giovane che desideri iniziare una vita lavorativa, no? E assume un rischio di accedere a un altro paese, così via, fa una rappresentanza, no? Come italiano, e
non viene pagato nei minimi costi che siano. No? Questa è un'abitudine italiana, no? Che non ha come attecchire in Brasile per una serie di motivi. Prima fra tutti, i costi fissi di qualsiasi lavoro in Brasile sono alti, no? È una fede strana quella dell'imprenditore che non lo comprende, no? Quindi questa è una questione molto importante da considerare, no? Un'altra questione da considerare, penso io, permettendomi nuovamente di passare da un punto all'altro in maniera autonoma e forse più vivace di quanto il podcast non permetta. In termini, collegandomi, in termini di competitività ed efficienza, no? Certo. In Brasile noi dobbiamo partire dal presupposto che servono più persone per eseguire un lavoro rispetto a quello che immagino possa essere eseguito in Italia. Questo influisce sui costi e influisce sull'aspetto che dicevi prima in termini di investimento. Cioè, no? Quello che tu hai citato è un investimento prettamente commerciale. Immaginare che un rappresentante venga, no, da solo e apra, no, un mercato di questa portata è, diciamo così, è difficile. No? È difficile da immaginare, no? Per chi vive il business da qui. No? E insieme a questo fattore, per chi decide di strutturarsi in Brasile a livello anche produttivo o simile, no? Anche il bar di prima che abbiamo detto, citato, sì, sì, sì. No? Indirettamente, deve sapere che la manodopera brasiliana non è solo una questione di costo. Il costo complessivo della manodopera può essere rilevante perché servono più persone per fare lo stesso lavoro. Quindi questo è molto importante da considerare, no? E simile a questo, perché servono più persone? Per una questione di un concetto di perfezione dei riferimenti, no? I riferimenti in Brasile e i riferimenti della manodopera brasiliana sono completamente diversi rispetto ai riferimenti della manodopera italiana. Uh-huh. L'italiano, a qualsiasi livello si parli di esecuzione del lavoro, ha una certa finezza, no, di lavoro che è diversa, no? E quindi esigere quella stessa finezza in termini di esecuzione del lavoro, sì, esigerla dalla manodopera brasiliana può risultare costoso perché istruire questi individui, no, può risultare in costi anche legati ai tempi di esecuzione, ai risultati sperati, no, che sono non sempre quelli immaginati, così via. E questo va considerato assolutamente. Implementare il modello italiano, no? Con poche persone ad alta efficienza, diciamo così, pagando relativamente poco, no? E esigendo molto in termini di produttività, no, difficilmente funzionerà in Brasile, no, per delle questioni che sono, naturali, implicite, sì, sì, no? nel tessuto lavorativo, certo, brasiliano. Ecco. Quindi questo è, queste sono le parti, secondo me, che sono molto importanti da considerare, anche in termini tecnici, no? Sono premesse importanti. Sì, sì, certamente. È da considerare il fatto anche che le aziende, appunto, che ci sono in Italia di vario tipo, non sempre ci sono i corrispettivi brasiliani, quindi, come dici tu, non c'è la possibilità di fare esperienza dal punto di vista tecnico in questo paese, in alcune zone ovviamente, sì, del paese, cioè, certo, riferisco soprattutto al nord-est, al nord, ancora meno. E però alcune aziende non ci sono, cioè proprio non esiste quel prodotto, non esiste quella capacità tecnica di realizzare quel prodotto. Ho visto che hai inserito nei punti un argomento che apparentemente non è business, ma invece è il matrimonio. Il matrimonio, tu pensi che sia un argomento fondamentale per chiarirsi un po' le idee? Ho vissuto esperienze in Brasile con imprenditori, investitori, no? Ho ascoltato, ho parlato, ho sentito lamentele, ho sentito pregi e sì,
Permettetemi questo appunto più sul personale, no? Sì. Come tu giustamente hai collocato. Pare che gli italiani e anche le italiane che vengono in Brasile rimangano abbagliati, no? Diciamo così, mi permetto di usare questo termine. Forse con, non so se si possa dire in un podcast, ma forse tra uno scolettare, diciamo, esatto, di termini, no? Che vale per le signorine e per i signorini. No, questo sto dicendo, uno scolettamento, una ginga, no, della capoeira, no? che è quel movimento, no, musicale dell'arte marziale, e pare davvero rimangano abbagliati, no? E si sente molto parlare di matrimoni, no? E ahimè di divorzi. Alcuni di questi matrimoni iniziano da questo abbaglio, no? E nonostante il Brasile abbia una percentuale di divorzi che è inferiore, per esempio, rispetto a quella americana, in Brasile parliamo del 33%, cioè un matrimonio ogni tre, no? Finisce in divorzi. Negli Stati Uniti parliamo di una percentuale del 53%, quindi inferiore rispetto a questi. Degli Stati Uniti come riferimento, certo, delle Americhe, però anche così, voglio dire, si sente molto parlare di italiani e italiane, ripeto, no, che vivono esperienze negative in questo senso. E ricollegandoci, che cosa significa questo? Che in termini di business, il matrimonio che finisce, no, non nella maniera sperata, non è affatto positivo, cioè è assolutamente pregiudizievole, ancor più quando inizia legalmente da un abbaglio, no? Mi permetto di collocare questioni in maniera diretta. Cosa significa questo? Come premessa, ricordare che il matrimonio è una decisione legale molto importante, è la seconda decisione legale più importante della nostra vita e la prima è la morte. Quindi affrontare questa decisione, no? Anche in prospettiva di quello che si desidera fare, il business è fondamentale. Sì, quando ci siamo visti per decidere, insomma, per organizzare questo podcast, questa serie, mi facevi sempre questa domanda, molto interessante. Lo faresti in Italia? Questa è la domanda. Sì. Ma ti sposeresti da un giorno all'altro in Italia? Probabilmente no. È vero che succede molto spesso, che noi lo sentiamo. Sì, succede. Spesso succede per ottenere il visto, ma sì, succede, no? Però ci sono mezzi legali, esatto, per fare le cose propriamente, diciamo così, il visto stesso, insomma, ci sono modi migliori per fare le cose, e comunque rientra quel discorso di confusione, no? Di avere chiari degli obiettivi e delle conseguenze. Quindi anche il matrimonio va inteso in questo senso, per un imprenditore è fondamentale da considerare in termini di come è retto, no? Sì, sono energie che poi vengono spese assolutamente alla famiglia, al di là della famiglia, ma anche all'impresa. Assolutamente, sì, è esattamente questo. E quindi io ho voluto concludere oggi, no, con questa questione un po' più personale, certo, mi si perdoni ancora, come ho detto, certo, ma è importante. È interessante, sì. Grazie Victor, quindi abbiamo finito la nostra prima puntata, Investire in Brasile parte 1, e ti aspettiamo per il secondo appuntamento. Volentieri, sarà un privilegio. Grazie a tutti, un abbraccio.